Ciao raga, oggi vi porto con me nel secondo episodio di Curve d'Italia. Siamo passati da Monza fino a Bologna, dalla Lombardia fino all'Emilia, solamente per farvi scoprire la realtà della Bulgarelli. Andiamo! Ragazzi, buongiorno. Insieme buongiorno. A Tone, direzione Bologna. A dopo, ragazzi. Eccoci, we are in Bolo, aspettando le 15 per il kick-off, ragazzi. Adesso ci faremo un giretto qua in centro e poi tutti diretti verso lo stadio. Ragazzi, siamo direzione stadio, manca sempre meno. Se dovesse vincere il Bologna oggi, potrebbe avere l'aritmetica per l'Europa. Speriamo bene. Si vede, qua la gente carica, vogliono questa vittoria oggi. Mamma mia. Non so, vedete le mie spalle. Qua manca sempre meno la partita. Mancherà circa un'oretta. Tra poco entriamo. Speriamo bene, speriamo bene. Ragazzi, siamo clima per partita, birrettina. Come la vedi oggi? La vedo che il Bologna deve vincere assolutamente. Per la matematica, per andare in Europa. Per l'Europa. Poi ovviamente loro vogliono la Champions. Si sente parlare gente di Bernabeu, di giocare a Manchester. Esatto, esatto. Loro sognano la Champions, quella speriamo per loro che arrivi. Alle mie spalle c'è la curva. Sempre più casino, sempre più casino. A me sta salendo un po' l'ansietta, Spero di portare fortuna e di vedere questa gente stasera a festeggiare. Che sensazioni hai? Difficile. Perché l'Udinese, avendo scazzato l'altro giorno in casa con la Roma, non so volontariamente o fino a che punto, oggi verrà qua a far punti, almeno. È la sua intenzione, ma non la mia, almeno il mio sogno. Ok. Qua non cercherà più un cazzo nessuno, non cercherà più niente nessuno qua. Chi viene qua adesso deve come dire abbassare le ali. Sì. Le dico Champions League non dico niente perché nessun tifoso bolognese che è qua in curva ad agosto pensava questa parola. Okay. Cioè neanche il più positivo secondo me, per cui andiamo avanti così, ecco. Se ce l'abbiamo, siamo dentro. Vedete, vi porto in una delle curve più belle di questo campionato. Mamma mia, ragazzi, esclusiva Tommaso Storio. Mamma raga, madonna ragazzi, che gatto, mamma mia. Atmosfera tesissima, tutti carichi, lui è Riccardo, un ragazzo che mi segue. Qua sono tutti carichissimi ragazzi, mamma mia, speriamo bene. Dai, dai. Siamo calmi perché la stagione non è ancora finita, ci sono ancora giornate. Speriamo che stasera vinca il Napoli, così almeno ci fa un bel regalino, se non vince mai. Champions non è ancora arrivata, proviamo ad arrivarci e basta. Tutti quanti, soprattutto Davide, se mi guarda il video, dice Davide ha sempre ragione Motta, è tutto lui, è il capo, è il governatore di Bologna, lo dovrebbero anche mettere sindaco, già che ci siamo. Respirano. E se poi ci sarà felicità.
brividi, ragazzi, ho i brividi. Assurdo, assurdo. Mamma mia. Mamma mia. È iniziato, ragazzi. Non è facile, però. Mamma mia. Atmosfera caldissima, mamma mia, non ho parole, ho ancora i brividi, ragazzi. Passati 6 minuti di gioco e anche mi sono reso conto che è iniziata la partita, per farvi capire qua com'è il clima. Passati 25 minuti di gioco, ragazzi, ma non ho parole, non ho veramente parole. Tutto così bellissimo. Adesso, però secondo me Bologna riesce a riprendere il secondo tempo. Intanto comunque qua questo gol non ha intaccato nemmeno per niente l'umore della curva. Sono più carichi di prima. Punizione per l'Udinese al limite dell'area. Fine primo tempo, 1-0 Udinese, che ha segnato nei minuti di recupero. Speriamo meglio nel secondo tempo. Bologna lotte vinci, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Bologna lotte vinci, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Bologna lotte vinci, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Bologna lotte vinci, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Bologna lotte vinci, siamo noi, siamo noi. No! 5esimo, sta spingendo il Bologna, ma non riesce a trovare la via del gol. L'Udinese andrà a perdere tempo. Madonna. Dai. No! Bologna in 10. Drammatica questa cosa, porca troia. No, vogliamo fare troppo facile. Madonna. Clima atteso adesso qua in culo, però ci si crede ancora meno nel pareggio. E proprio nel momento più difficile e drammatico della partita succede questo. Yeah, boy, it's all the same.
Vabbè ragazzi, Bolgia rosso blu! Mamma mia, adesso deve riprenderla, se la ribalta il Bologna ragazzi qua viene fuori un casino. Ragazzi, mancano 4 minuti di recupero, sono devastato. Mamma mia, che partita! Madonna! Dai! No! Oh! Mamma mia ragazzi, cosa è successo? L'incrocio dell'Udinese e sulla ribattuta hanno tirato fuori, mamma mia! Mamma mia, che spavento! Mamma mia! Ugo, incredibile, Udinese, due occasioni e sta per fare 2-1, finisce qui, Bologna 1, Udinese 1, buon punto, si avvicina il Bologna sempre più all'Europa. Orgoglioso dei tuoi colori. Forza Bologna, sempre! Sta tutto il giorno, ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. Mezza giornata mi è bastata per percepire l'amore viscerale che c'è tra Bologna e il Bologna, dove le persone sono più che semplici spettatori, sono coloro che hanno contribuito al compimento di questa favola. Grazie anche a Ricky, che mi ha fatto sentire a casa anche se è la prima volta che metto piede in quella gradinata, dove lo scopo comune è solamente quello di sostenere i propri colori. Quest'anno è stata la coronazione di un sogno che poteva sembrare irrealizzabile, portando la città sulla mappa del calcio europeo. Ce l'hai fatta Bologna, per te e per la tua gente, i tuoi sogni più grandi sono diventati realtà. Sei in Champions League, e come direbbe qualcuno, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Bologna è uno stile di vita. Sì, è un amore. Fin da bambino sono sempre stato tifoso del Bologna e l'Italia per me è come casa mia. Da dire. Siamo giunti alla fine del video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e come sempre forza!